Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione nella quale parleremo della guerra del Peloponneso. La guerra del Peloponneso è la guerra che di fatto scoppiò tra Atene e Sparta. Durò all'incirca 30 anni, dal 431 fino al 404, vi furono anche dei momenti di pausa. Allora, ci saranno due fasi. La prima fase, che appunto nella quale ci sarà la peste di Atene e la morte di Pericle, è una seconda fase che vedremo dopo. Allora, intanto, quali sono le cause della guerra del Peloponneso? Innanzitutto la tensione crescente tra le due polis, ovvero tra Atene e Sparta, le quali si erano spartite il mondo greco di fatto con le due leghe, la Lega Adriatica Atene e la Lega del Peloponneso Sparta. Nelle rispettive leghe, ciascuna delle due polis esercita una egemonia, cioè un dominio. A ciò si unisce ovviamente anche il conflitto tra due modi di concepire il governo della polis, democratico quello di Atene, oligarchico quello di Sparta. E infine abbiamo l'espansionismo imperialista di Atene, cioè Atene vuole andare oltre quello che è il dominio della Lega Adriatica, vuole costituire un vero e proprio impero greco, vuole anche espandersi. E tutto ciò ovviamente non è visto di buon occhio da Sparta, che teme anche per la propria autonomia, per la propria indipendenza, e quindi scoppia la guerra. Vediamo appunto questa prima fase che va dal 431 al 421. Archidamo, il re spartano, uno dei due re spartani, decide di attaccare Atene nel 431 a.C. con la propria fanteria, quindi un attacco di terra. Passare da Atene a Sparta è molto semplice perché c'è l'istmo di Corinto che collega le due regioni, ovvero il Peloponneso e l'Attica. Pericle a questo punto concentra tutta la popolazione delle campagne ad Atene e blocca i rifornimenti via mare agli Spartani. Quindi di fatto si assiste a una guerra difensiva da parte di Atene che subisce l'attacco spartano. Dalla cartina potete notare in rosa le zone controllate dagli Spartani, in verde le zone controllate dagli Ateniesi, di fatto siamo di fronte a tutta la Lega Adriatica, così come in rosa trovate tutta la Lega del Peloponneso. I territori neutrali sono quelli in grigio, vedete Creta, la Carnania e l'Epiro. Quindi queste zone sono di fatto zone più o meno neutrali. Mentre invece tutto il resto della Grecia si divide, si schiera sia da una parte che dall'altra. Come notate, anche la zona della Magna Grecia sarà di interesse militare perché anche qui si combatteranno le guerre, e soprattutto le guerre più importanti, decisive anche. Pericle ha dunque come obiettivo quello di sfiancare il nemico, cioè quello di portarlo al logoramento, di non accettare mai una guerra frontale, ma di portare il nemico a stancarsi. Ma nel 430 accade una cosa terribile, cioè ad Atene scoppia un'epidemia passata alla storia come la peste di Atene, anche tanti scrittori e poeti ne parleranno. Il morbo infuria per 2 anni e lo stesso Pericle è vittima della peste. Il morbo infuria per 2 anni e lo stesso Pericle muore nel 429 a.C. Dunque Atene resta senza una guida. E quindi ad Atene emerge la figura di Cleone. Chi è Cleone? È un mercante di cuoio che, tuttavia, proprio per le condizioni di Atene che permettono anche a chi non è ricco, a chi non è aristocratico, di emergere, appunto inizia a dettare, anche grazie alla propria influenza, la linea politica e sostiene la necessità di continuare la guerra, quindi di non arrendersi a Sparta né di fare pace con Sparta. Tuttavia, questa prima fase del conflitto, dopo una serie di eventi, dopo una serie di scontri più o meno violenti, si conclude nel 421 con la pace di Nicia. Chi è Nicia? È l'aristocratico ateniese che promuove questa pace. La pace dura di fatto dal 421 fino al 413, anche se in realtà durante questo periodo vi furono degli scontri occasionali.
come abbiamo detto, in questi 7 anni ci sono delle situazioni di scontro, ma comunque non c'è nessuna vera e propria battaglia. Questo periodo comunque è utile, soprattutto per Atene, per cercare di riformulare l'atteggiamento della polis nei confronti degli spartani e quindi della guerra. La seconda fase della guerra coinvolse proprio l'impero persiano, quindi entra l'impero persiano e vedremo come alleato di Sparta e non di Atene, e le colonie greche in Magna Grecia e in Sicilia. Quindi anche il sud, l'odierno sud dell'Italia, sarà interessato dalla guerra. Uno dei personaggi più significativi di questa fase del conflitto fu proprio Alcibiade. Chi è Alcibiade? È un nipote di Pericle. Quindi capiamo anche come i personaggi emergano non solo perché hanno grandissime facoltà, ma anche perché a volte sono imparentati con i vecchi politici. Il piano di Pericle è quello di conquistare la Sicilia, cioè di conquistare i territori della Sicilia, della Magna Grecia, per poter contare anche sull'aiuto militare di quelle zone e dunque di infliggere a Sparta sconfitte basate proprio sulla capacità di ottenere aiuto dai cittadini delle colonie. Nel 415, dunque, quindi 2 anni prima dei combattimenti veri e propri, di quelli che saranno poi gli scontri, anche se in realtà, come già detto, questa pace non è una vera pace, il piano di Alcibiade fu approvato dall'assemblea, cioè quello di spostare la guerra in Sicilia. E così Alcibiade e lo stesso Nicia partirono con una flotta di 134 triremi e 5.000 opliti. Il giorno prima della partenza, però, ad Atene era avvenuto qualcosa di terribile. Qualcuno ha mutilato le statuette del dio Hermes, collocate nelle vie di Atene. Sono delle statuette votive, dedicate al dio. E ovviamente voi che sapete l'importanza della religione ad Atene, potete immaginare quanto questa cosa fosse vista in maniera negativa. Di questa azione sacrilega viene accusato lo stesso Alcibiade, che tuttavia viene lasciato partire, ma una volta in viaggio viene richiamato in patria per rispondere proprio dell'accusa di sacrilegio. Alcibiade, accusato ingiustamente perché si sospetta che non fosse stato lui il vero colpevole, fuggì a Sparta e diede agli spartani consigli utili per sconfiggere Atene. Dunque Alcibiade cambia campo, passa dallo schieramento ateniese, che l'ha tradito fondamentalmente, a quello spartano. Nel 414 a.C. gli ateniesi vengono sconfitti a Siracusa. Gli spartani catturano molti ateniesi e li costringono ai lavori forzati nelle latomie delle cave di pietra di Siracusa, i cui resti potete notare qui nella foto. A questo punto anche la Persia subentra come alleato di Sparta e invia alla stessa Sparta denaro e triremi fenice. Se ricordate, le navi fenice erano le più rapide, le più veloci, le più forti. In cambio dell'aiuto, gli spartani lasciano ai persiani il dominio delle polis greche dell'Asia Minore, per la cui libertà gli stessi spartani avevano combattuto durante le guerre persiane. Quindi assistiamo a un vero e proprio tradimento degli ideali, degli scontri passati, delle guerre persiane fondamentalmente, e quindi Sparta rinuncia per il momento a quella zona del mondo greco per sconfiggere Atene. Alcibiade, riconosciuto come innocente, viene richiamato ad Atene e grazie alla sua guida Atene sconfigge gli spartani a Cizico e presso le isole Arginuse in 2 battaglie navali. Ma la flotta spartana, divenuta potente grazie all'aiuto persiano, dà il colpo definitivo ad Atene. Nel 404 il comandante spartano Lisandro sconfigge la flotta ateniese a Aegos Potami, presso i Dardanelli. Lisandro entra dunque vittorioso ad Atene. Dunque il colpo finale viene inflitto grazie soprattutto all'aiuto dei persiani, proprio sul campo che Atene prediligeva, il campo in cui Atene era più forte, ovvero nelle battaglie navali.
Nel 404 i Corinzi e i Tebani, alleati di Sparta, votarono per radere al suolo Atene e farne terra da pascolo, quindi un territorio totalmente controllato da un punto di vista agricolo, questo punto agricolo e pastorizio, dagli stessi alleati di Sparta. Ma gli Spartani si opposero, ebbero rispetto, anche perché Atene poteva servire più da polis controllata che da terra appunto di pascolo. Gli Spartani dunque istituirono ad Atene un governo di 30 tiranni, ovviamente controllati dagli stessi Spartani, ma di origine ateniese. Quindi la fazione oligarchica di Atene viene premiata alla fine della guerra. Qui trovate le due fasi riassunte, appunto, dal 431 al 421 abbiamo questa serie di eventi, dal 413 all'incirca, ma anche qualche periodo prima, fino al 404 abbiamo la spedizione ateniese in Sicilia, il tradimento di Alcibiade, che però poi ritorna dalla parte di Atene, l'aiuto persiano agli Spartani e la sconfitta di Atene. Bene, la video lezione è conclusa, alla prossima!